Impresa Palermo oggi ha una diversa giornata di sport. Tu che pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Impresa Palermo è sempre vicina a queste manifestazioni, soprattutto quando a parlarci di sport è una persona come Giovanna Allotta. Ciao, sono Giovanna Allotta, sono la presidente di un'associazione di un gruppo di ragazzi disabili. Credo che lo sport sia molto importante per i ragazzi, sia a livello psicologico che proprio motorio, perché riabilita, rirende abili, ecco, in un certo senso. Volevo ringraziare Massimo Costa, il nostro presidente CONI regionale, perché grazie a lui oggi abbiamo avuto la possibilità di poter fare intervenire tanti ragazzi e di fare vedere quanto è importante sia lo sport per i disabili. Lei cosa ne pensa del fatto che comunque queste persone nello sport trovano una motivazione in più? Beh, innanzitutto devo ringraziare Giovanna per questa idea straordinaria, insieme al CIP, a Roberta Cascio, al Comitato Italiano Paralimpico, di organizzare un momento di attenzione che non sarà l'unico, che è solamente uno stimolo ulteriore a ragionare e a fare soprattutto pratica e attività sportiva. Lo sport è una lingua universale, come tale non ammette differenze, non ammette limiti e lavora sempre per superare le barriere. Il movimento paralimpico è un movimento straordinario che è riuscito a fare delle cose incredibili. Guardando le azioni di questi atleti, di questi campioni, credo che ci si renda conto che per l'appunto non esiste un concetto né di normalità né di anormalità. Ognuno si esprime e si esprime in maniera differente. Però sicuramente qui ci sono dei gesti atletici straordinari, apprezzabili, e per cui il movimento sportivo non può che essere al fianco di queste iniziative. Siamo in presenza di un campione, lo possiamo dire? Ma dai, in base agli anni di attività e quello che ho vinto fino adesso e poi aver fatto due mondiali e un'Olimpiade di Pechino, per me è una grande soddisfazione. Ma poi comunque quello che vince, deve vincere i ragazzi disabili, deve vincere lo sport, l'integrazione sportiva, e deve vincere, dobbiamo vincere noi, far uscire i ragazzi da casa e fargli fare sport. Lo sport mi ha aiutato a ridarmi una dignità umana e andare avanti nel proseguo della vita che nello sport. Mi ha aiutato a livello psicofisico, mi ha aiutato di nuovo nella socializzazione con altri ragazzi diversamente abili. E poi dopo Pechino dire una frase che mi sento una persona fortunata, molto pesante da digerire, però sono contento di essere in questo mondo, che ho riscoperto la vita, ho riscoperto i valori, ho riscoperto tantissime cose, le amicizie, ma principalmente ho riscoperto di nuovo il modo di vivere, la voglia di andare avanti e vincere qualcosa di importante, non solo per me ma per la mia famiglia, per il mio allenatore che si è sempre creduto in me, e i sacrifici poi vengono ripagati con le medaglie. Roberta Cascio, presidente del CIP, questa è una gran bella giornata, lei che ne pensa? Ma sì, è una bellissima giornata perché stiamo incontrando tanti ragazzi disabili che non conoscevamo, a cui stiamo facendo fare delle prove sportive. Una cosa fondamentale per il CIP in generale è proprio quello di fare avvicinare tutti i ragazzi con le varie tipologie di handicap al mondo dello sport, sia a livello agonistico che promozionale. Quindi una giornata di questa è un'occasione ottima per avvicinare tutti questi ragazzi al mondo sportivo che molti di loro purtroppo sconoscono. Attraverso lo sport molti ragazzi disabili riescono di nuovo a reintegrarsi nella società civile o a integrarsi. Noi abbiamo ragazzi che hanno disabilità dalla nascita oppure ragazzi che hanno disabilità dovuti a incidenti vari. Spesso poi ragazzi che hanno incidenti, dopo l'incidente si chiudono a casa e non fanno più nulla. Invece attraverso lo sport moltissimi dei nostri ragazzi hanno ripreso a fare una vita normale, hanno trovato lavoro, hanno messo su famiglia, hanno figli, quindi conducono una vita normalissima come tutti gli altri. E questo grazie allo sport, perché a loro ha dato la possibilità di farli di nuovo credere che la vita, anche se in una carrozzina o con altri tipi di disabilità, può essere vissuta al meglio lo stesso. Don't turn away.